anche noi. Questo non è più un movimento, non si chiama più un Movimento 5 Stelle, questo è diventato una comunità, ma così spontaneamente, non me l'aspettavo io, non mi aspettavo. Ma no, aspetta, abbiamo il camper, ce lo prestano, ci danno prosciutti, formaggi, salami, andiamo a fare il pieno e facciamo il pieno di gasolio pagando in prosciutti e formaggi, andiamo a mangiare da amici, ci ospitano a casa, queste persone che lavorano con me, tre persone qua e due a Milano, lo fanno gratuitamente, hanno chiesto le ferie, l'aspettativa in azienda, quelli che montano il palco l'hanno fatto gratis, tre luci. Che sta male, di gente che si incatena al palco, di gente che mi grida al lavoro, facci lavorare, di gente che mi dice la moglie è malata, handicappati, tutte persone, ho delle stilettate nel cuore da un mese, sono pieno di cose, non si può più aspettare. Vado in città, incredibile, si svuotano i centri, piccoli imprenditori, negozi che chiudono, gli italiani vanno a mangiare alla Caritas, ho visto le famiglie italiane, non gli extra comunitari, degli italiani con lo sguardo basso, padre, madre, bambini, allora abbiamo negozi che chiudono, gente disperata, un cinese mi